Una situazione che riguarda alcune famiglie, lo diciamo, a Mazzè, che da tempo aspettano di avere una sistemazione non bella, dignitosa, questo è quello che chiedete. Voi siete stati praticamente sistemati prima una casa famiglia, adesso vivete in quattro persone in quanti metri quadrati? 40. 40 metri quadrati per quattro persone e che cosa chiedete? Allora, prima di tutto un alloggio idoneo, perché io ho un maschietto e una femminuccia, noi dormiamo in un letto. In un letto siamo costretti ci sono loro presenti che mi conoscono, a dormire in un letto matrimoniale in quattro. Non possiamo farci la doccia tutti i giorni perché mi arriva 203 euro di luce e il comune, ti aiutiamo, non mi hanno aiutato. 3 mesi in casa famiglia, quello che ho visto e ho passato lo so solo io, ci volevano rinchiudere in una stanza dove c'è l'assistente sociale a fare tutto, sono arrivati al punto di dirci vi facciamo il biglietto, basta che ve ne andate da Mazzè per 4 persone con i mobili. Questo è il comune di Mazzè, uno schifo. 2 anni che sapevano la nostra situazione, per tapparci la bocca mi hanno dato 40 metri quadrati di casa, per tapparci la bocca, io sono andata all'ATC, l'ATC mi ha risposto, signora qua non è mai arrivato nessun documento, 2 anni che il sindaco ci ha preso per i fondelli, il signor Calosso, il sindaco, tutti quanti, gli hanno chiuso la bocca a mio marito facendogli fare 2 ore al giorno, che prende 300 euro, io solo di spese ho 380 euro, mi dica come faccio. Con 40 metri quadrati di casa io pago 76 euro di affitto, non è che non ne pago. Devo mangiare. Dobbiamo mangiare, ma i bambini piccoli, così non si può andare avanti. Io per un po' sono stata zitta, ho tenuto, ho visto gli annunci sulla rete canavese che io avevo già chiamato, che il signor Calosso dichiara che ci danno una mano, ma questo è dare una mano? Non mi sembra, no. Cioè loro vengono sbattuti fuori di casa, io sono stata sbattuta fuori di casa con 2 figli e lui era al corrente, vengo rinchiusa. Dani! Guarda, io non è che, non, io cioè a 35 anni non ho bisogno di fare carità, io non ho mai fatto carità a nessuno. Io ho chiesto sempre, pensi, mi sono messa anche a piangere da sindaco, ma tanto non c'è niente. Unico, perché no, uno che è un padre di famiglia, penso, un cuore ce l'ha, no? E farebbe tutto il possibile per impostare una persona. Certo. Invece non fanno niente. Ma c'è 2 mesi che è colpito dalle rapine. Siamo costretti ad andare a fare queste cose anche noi per poter dare a mangiare i nostri figli. A me basterebbe avere un tetto sicuro. Una casa dove poter mettere i bambini a letto nella loro cameretta. Sì, io solo questo chiedo, una casa. A volte nel divano fai dormire a loro bene. Mio marito vive 35 giorni con la paura, chissà se domani sono ancora in casa, o se domani non ci siamo più. Noi siamo fuori. In mezzo alla strada, lui lì, no, aspettiamo che. Ma cosa aspetti, che ci buttano fuori? Poi, però devi aspettare, ti mandiamo in albergo, poi ti mandiamo in casa con 4 figli. Adesso dobbiamo fare sicuramente finirà così. E io quella casa lì non l'avrò mai. L'avranno qualche rumeno, qualche marocchino, qualche indiano. Io a volte, meno male che c'era una ragazza che abitava come in casa famiglia, che ci dava da mangiare. Cosa i miei figli? Cosa gli davo? Io, mio padre ha 80 anni, mia mamma ne ha 68, io non posso, come faccio? Un momento di difficoltà, un momento drammatico, una delle signore l'avete vista, sta male. Sono situazioni difficili per 3 famiglie, perché qui parliamo di 3 famiglie, abbiamo sentito la storia di una delle famiglie, una storia parziale, una storia di una famiglia con 2 bambini che vive in 40 metri quadri, ma non è l'unica storia, non è l'unica emergenza abitativa a Mazzè, dove peraltro poi andremo a vedere le case popolari, volendo, pare che ci siano. Voi, la vostra storia è uguale, anche se nel tempo solo un po', diciamo, posposta, perché voi siete in 2 con 4 bambini e con una casa che ormai state per perdere, praticamente non ce l'avete più. L'abbiamo persa, perché in pratica la casa è all'asta, ho chiesto al comune la casa,
non me l'ha voluto dare. C'è la casa popolare di fronte, mi ha detto che tu c'hai un tetto, non è vero, io ormai la casa non ce l'ho più, non ce l'ho più, dopo 10 anni mi hanno buttato fuori, non ho un centesimo, lavoro così una volta ogni sera, morto di papa, e ancora devo prendere i soldi, perché devo ancora prendere, non mi danno neanche i soldi dove lavoro, parzialmente, proprio lavoro ogni morto di papa. Ho 4 figli, 4, va bene, e il comune non mi dà la casa popolare, aspettano che mi buttano fuori. Tanto io sono convinto che mi buttano fuori e io fuori starò. Con la casa popolare di fronte e il sindaco sta lì a dormire. Cosa dobbiamo fare? Voi rischiate di trovarvi davvero in mezzo a una strada dall'oggi al domani, sì, perché ormai l'ufficiale giudiziario, sì, sta per arrivare. Sta arrivando, da 6-8 mesi noi siamo fuori. 6-8 mesi siamo fuori. Però poi io vedo che d'estate qua ci sono le giostre, i soldi per la musica c'è, i soldi per questo c'è, per la piazza, per le feste ci sono. Evitiamo la festa e diamo la casa alla gente che ne ha bisogno. Certo. Come noi, come noi, come noi. Io vado a lavorare per 40 euro al giorno, non 50, 40 euro al giorno con un muratore. 40 euro al giorno, 40. Quando ha bisogno, va bene? Quando ha bisogno. La scuola costa. Noi abbiamo 4 figli, la scuola costa e io non vado a chiedere soldi al comune per la scuola, me la vedo io. Mia mamma mi ha dato 10 euro, sono qua. Voi se non foste per l'aiuto che possono darvi, perché i genitori sono anche anziani, non possono fare granché, non riuscireste ad andare avanti. Assolutamente, no, niente, niente. Vai all'assistenza sociale, gli chiedi, gli porti le bollette di 100 euro per la corrente e te ne danno 50 e allora non te le porto. Perché ne ha preso in giro, tutti qua ci stanno prendendo in giro, ci stanno prendendo in giro, poi dicono che noi dobbiamo fare i violenti. No, i violenti non li facciamo, ma ti costringono. Abbiamo parlato di 3 storie, signora si sente un po' meglio innanzitutto, un po' meglio. Lei ha un altro problema, lei ha 2 figli, lei non è italiana, no. E anche per lei una situazione difficilissima, deve vivere con la nonna di uno dei suoi figli, senza possibilità, senza prospettive e anche con problemi di salute. 300 euro al mese. E con problemi di salute anche le medicine costano e lei... mi hanno dato l'esenzione delle medicine adesso. Quanto hai pagato il mese scorso? Diglielo. 117. 117. Ma io non ho un reddito, non ho niente. Niente, io non posso chiedere di più ai padri delle mie figlie. Non posso perché loro neanche hanno per loro stesso, non posso. Noi siamo arrivati al punto di chiedere... La situazione peggiore per voi è proprio quella dei figli. I figli... Arrivare a far segnare 100 euro in farmacia perché non ho soldi per pagare. La paura che avete è che i vostri figli capiscano la situazione è talmente difficile e questo rimanga nella loro vita un segno per sempre. E come? Come? Io non voglio far vedere... che ci sbattono fuori di casa, che ne hanno già passato i miei abbastanza. È la cosa più brutta ne che può già capitare passato a dei bambini, quello che mi è successo a me. Quando tua figlia ti dice, mamma, ma perché quella casa non c'è più? Tu cosa gli rispondi? Cosa gli rispondi? Niente. Situazioni sicuramente difficili. Voi peraltro avete perso il lavoro, lavoravate, avete perso il lavoro. Vi trovate in una situazione in cui, insomma, siete giovani, non c'è più il lavoro e vi trovate anche a dover andare a volte a elemosinare la Caritas, la casa. Si fa anche questo per i figli? Sì, sì, ma no, adesso non è che io non mi piace mettere i bambini in mezzo, perché colpa non ne ha, cioè la colpa ce l'abbiamo noi, i genitori, che purtroppo non avendo una sicurezza. Io se faccio qualcosa lo faccio per loro, non per me. Cioè io penso prima a mia moglie e ai bambini, anche che prendo questo misero stipendio, però io cerco di riuscire a trovare un posto di lavoro come una persona dignitosa abbia bisogno di lavorare. A 35 anni io mi sento come se ne avessi 50, cioè dove vai, tutte le agenzie dicono non c'è lavoro, le mobilità, in cassa integrazione, ma che disoccupato? Niente.
Noi dobbiamo pensare, lo diciamo, poi sentiremo anche il sindaco, sentiremo anche il comune, ovviamente lo dico ai nostri telespettatori, noi dobbiamo pensare di riuscire a dare un futuro. Queste famiglie sono un esempio, casi purtroppo come questi ce ne sono anche in altri comuni, ma non è una scusa per dire non bisogna, ce ne sono troppi, non si può far niente. Noi dobbiamo spiegare anche alla gente che ci vede, anche alla gente che ci ascolta tutti i giorni, che queste sono realtà che esistono anche in Canavese e per le quali bisogna in qualche modo mobilitarsi. Devono farle le istituzioni, se non lo fanno le istituzioni bisognerà chiedergliene ragione.